a inizio Stelle Nascenti, una rubrica musicale dedicata ai nuovi talenti. Stelle Nascenti, il programma che promuove i giovani talenti. Oggi su 100.6, Maya, nome d'arte Maya, giusto? Ciao. Sì, esatto, ciao a tutti, ciao. Maya è il nome d'arte, ma in realtà è anche il mio nome proprio dalla nascita, e ho deciso di mantenere questo nome perché quando poi mia madre l'ha scelto se ne è subito innamorata, quindi ho deciso di mantenere questa sua scelta. Quando nasce la tua passione per la musica, da piccolissima? Sì, io sempre avuto la passione per il canto, però non ho mai avuto il coraggio di, come dire, approcciarmi alla musica, poiché ero molto timida. E praticamente mi sono affacciata a questo mondo grazie alla scuola di musical, che mi ha fatto aprire tanto, poiché comunque dovevo esibirmi davanti a un pubblico molto ampio. E da lì poi ho studiato canto pop, canto corale, e poi ho frequentato un talent a Roma che si chiama Fuori Classe Talent. Però hai lavorato anche in pasticceria. Come vanno d'accordo queste due passioni, ecco? Ecco, queste passioni diciamo che rappresentano quella che sono tutti i giorni, perché comunque in pasticceria deve essere tutto preciso, perfetto al millimetro, e io sono così un po' ossessionata dalla perfezione, cerco sempre la perfezione, sono molto perfezionista, quindi diciamo che questo mi ha aiutato parecchio, e nulla, alla fine la passione per la pasticceria e per il canto riesco ancora a farle andare di pari passo. La prima volta sul palcoscenico è stato abbastanza traumatico, se così si può dire, perché l'impatto col pubblico è veramente forte, specialmente per chi non si è mai esibito. E appunto la prima esperienza è stata con un musical, e avere 300 persone che comunque senti la pressione addosso non è semplice. L'unica cosa che mi ha salvato probabilmente è stato il fatto di essermi esibita con più persone, e quindi mi sono affidata alla loro competenza e quindi mi sono lasciata trasportare. Chi sono gli artisti che ti hanno influenzato di più? Le artiste sono Adele, Avril Lavigne, poi direi Annalisa e Dua Lipa. Chi ti piace di più? Sono molto diverse tra loro effettivamente, infatti, i generi, fanno generi diversi. Infatti? Ma al momento direi Avril Lavigne. Perché fare musica nella vita? Perché se una persona ha questa passione, anche il modo di esprimere quello che ha dentro, e che magari non riesce a esprimere tutti i giorni, la musica è un qualcosa secondo me che deve trasmettere le emozioni al massimo e soprattutto coinvolgere chi hai davanti. Quali sono le tue paure più grandi? Le mie paure più grandi in realtà sono quelle di non arrivare con i miei messaggi, perché diciamo che la musica, io spero che comunque la mia musica possa sempre arrivare alle persone, che possa essere del tutto sincera, quindi ecco, mi preoccupo più di non arrivare e sembrare troppo finta, anche se in realtà in tutto quello che scrivo, in tutto quello che faccio, cerco sempre di essere il più onesta possibile e di raccontare e rappresentare situazioni che mi succedono e che possono succedere in qualsiasi quotidianità. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno del cassetto è quello di fare carriera con la musica. Fra 10 anni come ti vedi? Tra 10 anni, beh, spero comunque di aver preso più sicurezza con il pubblico, con il palco, e spero di aver fatto tantissime canzoni e di avere anche un minimo di seguito e di riscontro tra le persone. Prima di ascoltare il tuo brano, qual è il messaggio che la tua musica intende trasmettere? La mia musica in generale intende trasmettere quella che è la sincerità delle emozioni, perché tutti i testi penso che debbano rappresentare non solo la mia emozione, ma anche un'emozione che può essere capita da altre persone, e quindi non far sentire le persone da sole. E che brano abbiamo oggi su 100.6? Oggi su 100.6 ascolteremo il brano Torna, che è la mia prima canzone. Wow. Che ho scritto un anno fa, sì, è uscita solo recentemente, grazie anche alla possibilità che ho avuto con la mia etichetta discografica appunto di scrivere, di produrre questa canzone, ed è dedicata ad una persona molto importante che mi ha dato lo slancio per scrivere i testi che poi alla fine sono quelli che potremmo ascoltare nella mia musica. C'è sempre qualcuno che ha un ruolo importante, no? Nel percorso personale, ecco, ed è importante, è vero, averlo vicino, o comunque dedicarle anche un brano, perché no, con appunto il titolo Torna.
questa persona purtroppo non è vicina a me. Infatti proprio nel titolo si capisce chiaramente la mia volontà di chiedergli di tornare. E ti racconto anche un aneddoto. Questo testo è nato proprio quando l'ho conosciuto. Diciamo che sono state delle emozioni, mi ha fatto provare delle emozioni non scontate e mi sono immaginata diversi scenari con questa persona che purtroppo, e ripeto purtroppo, non possono esistere poiché ha già una fidanzata. E quindi si capirà tutto nel testo, insomma, in cui chiedo a questa persona di tornare e di lasciare la sua ragazza per stare con me. Direi di dare spazio al tuo brano, ascoltiamo Torna. Ti ringrazio per essere stata qui con noi, grazie e buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi per avermi invitato, ciao, buon ascolto. Mi sfogo con i miei amici e confondo la testa e il cuore e lo so che sbaglio, ma io voglio star con te. Stare qui sul prato per ore, vedere che ti illumina il sole. Nello stomaco sento le farfalle blu come gli occhi che hai tu. Carezzarti, poi sfiorarti, sai amarti, è facile. Un bacio in fronte e i miei pensieri sono per te. E io già so che mi lascerai sola con me. Sai che torno un po' bambina con te. Noi viviamo come pazzi perché nello stomaco sento le farfalle blu come gli occhi che hai tu. Abbracciarti, poi baciarti, non è difficile. Torna, solo questa volta ancora tu torna. Tu torna ancora una volta, ti prego resta con me. A coccolarci, poi scontrarci, sai amarci, sei tutto per me. Avete ascoltato Stelle Nascenti, una rubrica musicale dedicata ai nuovi talenti.